Dottore Pulvirenti, un'importante presenza oggi è un importante premio, il premio Santo Baddaro per il suo lavoro che innanzitutto noi ci complimentiamo anche come Tre Termini e come cittadini di Termini, il suo lavoro che è un'applicazione esatta di quello che è il giuramento di Ippocrate. Beh, sì, non soltanto del mio lavoro. Io sono stato in Sierra Leone insieme ad Emergency, che è probabilmente una delle più importanti organizzazioni non governative che operano nel nostro tessuto sociale italiano, ma è riconosciuta un po' in tutto il mondo. Sì, il giuramento di Ippocrate impone alcuni comportamenti che probabilmente trovano tra le massime espressioni nei territori d'Africa, non soltanto in Sierra Leone. Quanto coraggio, oggi si è parlato molto di la parola coraggio, è stata presente nel suo impegno in Africa, ma quanto coraggio ci vuole a ritornare? Perché altro è andare, ma poi ritornare dopo tutto quello che le è successo. Ma io non credo che si possa parlare soltanto di coraggio, perché c'è coraggio un po' in tutta la propria vita. Credo che sia più opportuno parlare di spirito di servizio, è qualcosa di diverso e se hai lo spirito di servizio il coraggio ti viene. Dottore Canzone, un premio Santo Baddaro quest'anno dato a uno degli eroi siciliani assolutamente nazionali, per il suo impegno, per il suo lavoro e per la sua volontà davvero di stare vicino ai più deboli, ai più bisognosi. Sì, abbiamo ritenuto di fare questa scelta che crediamo sia stata giusta anche per il senso che questo premio ha per i nostri club, perché è un premio di solidarietà che ricorda un impegno continuo e costante a favore dei più bisognosi. Crediamo che Fabrizio Pulvirenti abbia dato ampia dimostrazione di impegno. Non soltanto per quello che ha fatto, ma per quello che si propone ancora di fare, perché nonostante avesse contratto questa gravissima malattia, dalla quale per fortuna è guarito, continua ad avere un impegno a favore di queste popolazioni. Noi ci siamo per lungo tempo sentiti vicino a lui, anche nel corso della sua malattia, avevamo anche in quel periodo organizzato delle conferenze di informazione, quando un po' c'era questa epidemia in corso, e oggi siamo davvero molto contenti all'idea che coincida anche oggi la notizia che l'epidemia è stata data come conclusa da parte delle autorità della Sierra Leone, e quindi credo che simbolicamente sia una cosa molto bella per tutti. Ci siamo sentiti rappresentati da Fabrizio, io personalmente come medico, ma come Lions, come uomo, per la sua sensibilità e il suo impegno, e quindi oggi crediamo di aver fatto una cosa bella per lui, per tutti i Lions, ma per la comunità nostra in genere. Dottore Lobuono, una giornata storica per la nostra città, un ospite importante per il suo servizio, soprattutto un Lions, premiato dai Lions per un premio così importante. Sì, abbiamo scelto di dare il premio al dottore Fabrizio Pulvirenti per il servizio che ha prestato per l'umanità. Lui, da medico professionista, ha aderito all'associazione di Gino Strada, Emergency, ed è andato in Sierra Leone. Lì, l'anno scorso, il 24 di novembre del 2014, è stato dichiarato il primo contagiato, quindi uomo zero dell'Italia, contagiato dal virus dell'Ebola, e riportato in Italia da un aereo della Marina Militare. È stato ricoverato allo Spallanzani di Roma, dove in condizioni critiche lo hanno tenuto per un paio di settimane in isolamento. Il 2 gennaio 2015 è stato considerato guarito. Quello che ci ha colpito, ecco, per cui abbiamo scelto di consegnare il nostro premio di solidarietà a un uomo che ha prestato la sua vita per il servizio e la solidarietà. Peraltro apprendiamo che è un Lion come noi e quindi a maggior ragione questo premio ha un doppio valore. Abbiamo scelto di darglielo, quindi di convocarlo in questa prestigiosa sede. Come dicevo, siamo orgogliosi di avere assieme all'amministrazione
amministrazione comunale potuto inaugurare un centro per immigrati in un momento particolarmente delicato, in cui la società, oggi il 99% di persone in Europa direbbe no all'immigrazione, no alla ricezione di persone che vengono fuori dalla nostra Europa. Però questo noi lo vogliamo sfatare, noi desideriamo che questo spazio che oggi è diventato un luogo possa diventare un posto e dare la storia e la memoria alla nostra città. La nostra città che ha sempre accolto molto bene gli uomini che vengono da lontano, dall'immigrazione. Noi sappiamo che questi termini, esuli, profughi, sono dei termini lontani. Nel primo Novecento era una anomalia della società, oggi è diventata la regolarità del sistema. E quindi oggi accogliere un immigrato, accogliere un profugo diventa un servizio. Certo, la regolamentazione è importante. Il sistema ci deve aiutare, oggi non per caso era presente la istituzione, quindi la Prefettura di Palermo, che dovrebbe garantire, che deve garantire la giusta integrazione, la giusta immissione di questi immigrati nel nostro sistema, in modo che non possano creare delle fratture o rompere gli equilibri del nostro sistema.